Io sono Claudia Dani, sono una giornalista pubblicista, giusto due cose, faccio parte dell'organizzazione di questa manifestazione. Poi lascerò a lui, a Benedetto, presentarsi. Siamo qui per parlare dell'algoritmo della libertà. Questo è perlomeno il titolo che abbiamo scelto. Io cercherò nella prima parte di portarvi degli esempi presi dalla cronaca, principalmente di applicazioni di algoritmi. Parliamo di libertà, libertà personale, quindi togliere la possibilità e quindi di essere incarcerati sostanzialmente. Stamattina sicuramente avrete seguito il panel che dovrebbe aver introdotto appunto cosa significa parlare di algoritmi. Io semplicemente qua ho riportato una definizione fra le più semplici e banali, giusto per partire da un punto fermo, quindi appunto come un algoritmo sia una serie semplicissima, non semplicissima, può essere complicatissima, però di passi e di operazioni che vengono fatte appunto per ottenere un risultato. Io poi ho deciso di inserire questa slide che dice l'algoritmo non cura, ma filtra semplicemente in base alle istruzioni. Questa è una sorta di introduzione di qualcosa che sicuramente poi vi spiegherà meglio lui ed è anche una slide che ho voluto inserire per sottolineare l'aspetto che io qua il termine non cura lo intendo come curation, nel senso di ricerca di determinati contenuti che vengono non solo presi e messi lì banalmente, ma utilizzati in funzione di fare un ragionamento più complesso, quindi si costruisce una struttura. L'algoritmo in questo senso ha un obiettivo, ottenere un risultato finale che però è il risultato di una serie di operazioni ben stabilite. Quindi questo sostanzialmente per dire che dobbiamo tenere conto di che cosa vogliamo sapere dall'algoritmo e capire che cosa gli vogliamo chiedere. Però, ripeto, io questa l'ho messa un po' così per mettere un punto fermo che viene sviluppato poi meglio più avanti. Torno un secondo al concetto di libertà. Gli algoritmi da quello che abbiamo sentito questa mattina dagli esperti sicuramente si applicano a quasi tutti i campi. E in questo caso parliamo di libertà personale, trattiamo il caso del paese che ha più che effettua più arresti e ha le prigioni più piene del mondo, che sono gli Stati Uniti, e che ha deciso in diversi ambiti, diversi ambiti che portano all'incarcerazione della persona o meno, di utilizzare un mezzo come l'algoritmo. Ci sono sperimentazioni in corso, ci sono stati che utilizzano già diciamo di default l'algoritmo per decidere se un deputato, questo è un lapsus, un imputato possa prima del processo pagare una cauzione e quindi essere libero o meno. Lo stesso vale l'utilizzo dell'algoritmo per rilasciare appunto sulla parola una persona, quindi ci sono tutta una serie di dati relativi a quell'imputato o a quell'incarcerato che vengono incrociati da un algoritmo e questo decide, o meglio, suggerisce a
poi il giudice che deciderà se questa persona può essere rilasciata o meno. Ovviamente c'è poi tutto l'aspetto del risparmio di denaro, perché e ci sono poi, lo vedremo dopo, delle spese enormi riguardo all'incarcerazione, alle spese di cura, alle spese a tutto quello che costa quel sistema fatto in quella maniera. Infine c'è poi un'applicazione ulteriore di algoritmo predittivo, cioè viene utilizzato sostanzialmente alla Minority Report per capire, soprattutto sulle zone, dove, incrociando i dati di crimini commessi in quel luogo, con la mappa, con la tipologia di persone che abita in quella zona, e viene appunto indicato alla polizia dove per esempio andare a pattugliare rispetto un quartiere rispetto ad un altro. Ora, questo è un primo esempio, è riportato un articolo, un podcast che riguarda questa persona che è appunto Mustafa Willis, che è una persona che è stata arrestata e a cui è stata imputata una cauzione che però lui non poteva permettersi di pagare, banalmente, e quindi è rimasto mesi in carcere perché non si poteva permettere, in attesa di giudizio sostanzialmente, di pagare la cauzione. Quello che si chiedono, perché il dibattito negli Stati Uniti è molto ampio, è un algoritmo avrebbe aiutato probabilmente dando un risultato diverso, e quindi suggerendo, comunque dando una linea guida al giudice, alla giuria che avrebbe dovuto decidere, che questa persona forse poteva appunto non dover pagare una cauzione e essere rilasciato in attesa di processo. Un altro esempio è questo del New Jersey, da gennaio del 2017 appunto ha introdotto questo algoritmo che stabilisce, poi lo spiego più nel dettaglio, stabilisce se l'imputato può essere deve pagare una cauzione o meno per in attesa di processo. E per esempio quest'altro caso di Jane Contrano, che è stata arrestata per possesso di droga e aveva sicuramente casi precedenti di arresti, non si era presentata a processi, avrebbe appunto dall'algoritmo, doveva avere un'alta probabilità di richiedere una cauzione molto alta, perché appunto aveva tutta una serie di determinazioni precedenti, di dati precedenti. In realtà è emerso anche il dato che questa persona aveva un lavoro, questa persona stava seguendo una terapia. Questo ha fatto sì che il giudice abbia potuto riflettere anche su questo aspetto e abbia deciso, nel suo caso, di lasciarla lasciarla libera, quindi non chiederle una cauzione, valutando il fatto che comunque avrebbe potuto, cioè che sarebbe stato per lei più utile restare fuori dalla prigione. Ma questo perché è uscito dall'algoritmo? Perché quell'algoritmo specifico è basato sull'ottenere un risultato che si impegna a cercare che non ci sia un rischio pubblico. Ora, se questa persona, che sicuramente era mancata a molti processi precedenti, era stata arrestata con il possesso di droga, però non aveva, secondo l'algoritmo, la possibilità di commettere danni, crimini violenti, quindi non era un rischio per la società.
E quindi per questo quello che suggerisce l'algoritmo è meglio che sia libera, perché non corre la popolazione, non corre rischio. E questo è stato suggerito appunto da un algoritmo che ha quel fine, però. Cioè il risultato dei dati deve portare alla pubblica sicurezza. Probabilmente se a quell'algoritmo avessimo chiesto: a noi conviene dal punto di vista economico che questa persona finisca in carcere, magari sarebbe risultata una cosa diversa. Questo per dire che appunto, al di là della cronaca, di quello che succede realmente, alla base ci sta sicuramente il domandarsi dove vogliamo arrivare, che cosa vogliamo chiedere all'algoritmo, perché a seconda di che domanda poniamo, e quindi tutte le istruzioni che vengono inserite, otteniamo sulla persona stessa risultati diversi. ProPubblica, poi ve lo faccio vedere dopo, ci ha fatto un'inchiesta approfondita su un altro tipo di algoritmo utilizzato in California che dava risultati razzisti. Ora ci arriviamo anche prima, non è? Per esempio questo qui, sono alcune immagini tratte, vedete che l'algoritmo generalmente dà dei punteggi, in questo caso solo perché bianchi avevano dei punteggi più bassi rispetto a una persona di colore. E quindi ProPubblica, che è andata appunto a fondo dell'analisi dell'algoritmo, è arrivata alla conclusione che questo continuasse a produrre pregiudizi nei confronti. Ma in questo caso quindi bisogna capire qual era la domanda che si erano posti i progetti, chi ha realizzato l'algoritmo, e come questi dati venivano incrociati anche. Questo caso qui è proprio il funzionamento dell'algoritmo di cui parlavo prima, che vuole ottenere la sicurezza pubblica, quindi confronta più di 1,5 milioni di dati che provengono dalle diverse giurisdizioni statunitensi e assegna appunto un punteggio da 1 a 6. Questi sono i fattori che vengono incrociati. NCA, per esempio, la prima riga vediamo l'età dell'arresto, cioè l'età che la persona ha quando viene arrestata, e viene appunto sottolineato il fatto che vada incrociata con una nuova possibile attività criminale. Però bisogna tenere conto del fatto che quella persona ha fatto un tipo di attività violenta, potrebbe riproporla. Tutti questi dati vengono incrociati e appunto poi ne risulta un numero che stabilisce se questa persona può essere più o meno pericolosa per le persone. Non so se si legge, ma direi di sì. NVCA sta per nuova attività criminale violenta, e FTA sta per l'assenza, il fatto che non si siano presentati a giudizio, sostanzialmente. Questi sono dati, banalmente, nelle prime 4 settimane di utilizzo, quindi nel primo mese di utilizzo di quell'algoritmo specifico in New Jersey, su 3.000 erotti casi, solo 4 volte si è deciso di chiedere una cauzione. Probabilmente fino al dicembre prima le cauzioni erano un automatismo e quindi le carceri di conseguenza venivano sovraffollate, perché la maggior parte delle persone non poteva affrontare la spesa, insomma il costo. C'è tutto il discorso che ho anticipato con ProPubblica del fatto dei pregiudizi.
Sostanzialmente un algoritmo apprende da se stesso, apprende dal machine learning, dal continuare a lavorare. Su questo c'è per esempio questa studiosa che si chiama Joy, non so come si pronunci, Balawini, che ha fondato una lega per fare in modo che gli algoritmi non siano discriminanti. Cioè poi ci sono i link che vabbè qua non funzionano a questo sito, che è molto interessante, si possono fare azioni, partecipare. Questa appunto è l'inchiesta di ProPublica, che ribadisce il concetto che sostanzialmente gli algoritmi sono razzisti. Il dibattito, quindi, come succede spesso, perché ce l'hanno un po' nel sangue negli Stati Uniti, è molto aperto su queste cose. Per esempio, l'introduzione in New Jersey dell'utilizzo di questo algoritmo ha fatto sì che vengano create delle pagine Facebook dedicate al sottolineare quanto invece questo algoritmo sia pericoloso, cioè permetta di lasciare fuori potenziali criminali. Quasi tutti i giorni su questa pagina viene riportato un esempio concreto, una notizia che dice: il tizio tal dei tali accusato di quel reato è stato scarcerato, non è stata chiesta la cauzione, quindi è libero, non è stato giudicato un pericolo per la pubblica sicurezza, quindi rimane libero. E questo soprattutto è improntato sulla pedofilia, perché ho visto tanti esempi di questo tipo, perché evidentemente l'algoritmo da questo punto di vista forse ha qualche problema. Per dire di nuovo, questo è stato, ho voluto mostrarvelo semplicemente per sottolineare il fatto che comunque ci sia, si crea un dibattito su questo utilizzo, cosa che secondo me in Italia, ma questa è mia opinione personale, non esiste, non ce lo poniamo neanche il problema, la viviamo un po', ora sto parlando personalmente, come l'algoritmo è un'entità a sé che ci è capitata sulla testa e dobbiamo un po' subirla. Questo semplicemente per sottolineare quello che stavo dicendo ora. Questi sono altri esempi relativi appunto al fatto che si ritorni sempre su utilizziamo gli algoritmi o non li utilizziamo. Poi ovviamente c'è tutto l'aspetto riguardante i garanti, perché poi c'è tutto un sistema per cui se io vengo incarcerato non posso pagare, posso rivolgermi a un garante che garantisce per me la cauzione, quindi è un circolo di denaro molto grande, quindi magari non fa comodo a tutti che ci sia un algoritmo che suggerisce di lasciare fuori chi fa un reato che non è violento, per esempio. Questo è l'ultimo esempio di l'utilizzo di un algoritmo predittivo, quindi in questo caso in Florida, se non sbaglio, vengono incrociati i dati di crimini commessi, di residenti, di zone. E in questo modo la polizia giornalmente ha un'indicazione di dove andare a pattugliare, sostanzialmente, quindi andare a prevenire il crimine prima che accada. Questo è quanto. Un po' di dati velocissimamente, non so che ora sia, questi per esempio sono i dati di incarcerazione. Negli Stati Uniti vengono incarcerati 700.000 persone rispetto a, come vedete, tutti gli altri dati sono decisamente inferiori, cioè c'è un distacco grande.
Questa è uno studio del recente, del 2017, è stato pubblicato, in cui appunto fanno loro questa Prison Policy Initiative, che si occupa appunto di verificare i vari dati e come vengono anche utilizzati, spesi i danari relativi appunto all'incarcerazione, e qua riporta proprio per ogni voce dove sono incarcerati, per quale reato sono incarcerati. Questo dato qui, per esempio, dei giovani che sono incarcerati per crimini non violenti, tendenzialmente, quindi si ritrovano. È ovvio che poi dal punto di vista più, come posso dire, sociologico, culturale, un ragazzo che per possesso di droga si ritrova a stare mesi in carcere, probabilmente, ecco, poi magari questo sulla sua personalità potrà produrre situazioni ancora peggiori rispetto a una rieducazione. Quindi questa Prison Policy Initiative è ovviamente improntata tutta al trovare soluzioni alternative all'incarcerazione, ovviamente, quindi comunque questo è il loro punto di vista. Questa è la spesa totale, per esempio sono 52 miliardi di dollari per incarcerare, le cure eventuali che possono servire, i dipendenti, quindi le guardie, insomma la polizia, tutto quello che viene a costare fare il processo. Sono cifre, insomma, consistenti. Sempre per tornare al discorso che questo argomento è dibattuto principalmente perché i casi di cronaca alzano il tono, quindi il fatto che un algoritmo decida che una persona di colore, a prescindere, ha più probabilità di fare un atto criminale, sicuramente balza alla cronaca. Però poi ci sono anche scienziati che ragionano riguardo al fatto di come viene proprio costruito l'algoritmo. Questo è un libro che è tradotto anche in italiano, di Cathy O'Neill, appunto, che ci porta alla luce il fatto che siano proprio, possano diventare delle armi che portano informazioni sbagliate. Questo è l'esperimento di un'università dello Utah che ha appunto creato addirittura un'applicazione per smartphone. È un gioco che il cui scopo è quello appunto di far comprendere come funzionano gli algoritmi e perché a volte appunto questi riproducano il pregiudizio. In questo caso si tratta proprio, cioè, chi lo scarica si trova a dover decidere, a un imputato davanti, ha una serie di dati riguardanti questo imputato e deve decidere che pena dargli, se dargliela o non dargliela, e nel momento in cui il giocatore, insomma, decide questa cosa, l'app modifica l'algoritmo in base a quello che appunto l'utente fa per potergli mostrare come probabilmente deciderà per il futuro. Quindi è proprio un'esemplificazione di come funziona l'algoritmo e viene costruito, appunto, lo scopo è questo. Questa è la slide finale, semplicemente perché dopo tutta appunto una serie di effettivamente di casi che ci portano a pensare l'algoritmo è il male,
In realtà l'algoritmo, come dicevo all'inizio, essendo basato su determinate istruzioni e un processo che funziona sempre in quel modo e segue determinati passi, sta a chi lo crea, a chi lo progetta, utilizzarlo, progettarlo per il fine giusto, o comunque verificare qual è, ogni volta che, se io gli pongo questa domanda ottengo questo risultato, se io gli pongo quest'altra domanda ne ottengo quest'altro. Poi c'è tutta la questione dei dati, ma magari ve ne parla meglio Benedetto, direi. Io su questo mi fermerei. Pomeriggio, sì, io sono Benedetto Ponti, sono un professore universitario di diritto pubblico, in particolare di diritto amministrativo. Tra le cose che faccio, studio i media digitali, che è la ragione per la quale a Digit di quest'anno a Prato abbiamo organizzato questo workshop dedicato al rapporto tra gli algoritmi e la libertà personale. L'introduzione di Claudia è stata molto utile perché ci ha fatto vedere tanti casi tanti casi in cui la libertà personale, in particolare negli Stati Uniti, ci siamo concentrati su questo paese perché è il paese nel quale viene fatto un uso più massiccio, sistematico, adesso vi darò qualche dato, di strumenti basati sugli algoritmi per fornire ai giudici indicazioni su come decidere sulla libertà personale. E proprio per questa ragione è anche il paese nel quale il dibattito è più avviato da più tempo, e quindi da lì si traggono non soltanto casi ma anche una serie di considerazioni sul tipo di impatto che ha, il tipo di problemi che comporta l'applicazione degli algoritmi a queste questioni. Di mestiere io faccio il giurista, quindi cercherò anche di farvi vedere qualche ricaduta in termini giuridici, sempre ancorata all'ordinamento statunitense, perché è appunto in quell'ordinamento che prima che negli altri questo tipo di problematiche stanno emergendo. Vorrei farvi vedere, anche sulla scorta delle cose che ha anticipato Claudia, i due ambiti nei quali vengono utilizzati gli algoritmi, in particolare nella fase di indagine, cioè nell'esercizio della forza pubblica per il controllo, il mantenimento dell'ordine pubblico, e poi una volta che è stato scoperto un reato, che è stata individuata una persona sospettata di essere colpevole, la fase in cui si stabilisce se quella persona deve o non deve andare in carcere, a quali condizioni, e successivamente, una volta che invece è in carcere perché è stata condannata, se può uscirne in un momento precedente, la libertà condizionata, la libertà sulla parola. Ecco, queste sono tutte fasi, come vedremo, nelle quali vengono applicati gli algoritmi. Cominciamo da quella che nella letteratura di quel paese viene chiamata la surveillance discretion. In realtà, con riferimento alla... Perché discretion? Perché cosa sottoporre a indagini, con quale metodologie, è un potere delegato alle forze di polizia che è sempre esistito e non può essere altrimenti. Cioè, una quota di capacità di scelta deve essere delegata alle forze di polizia perché, come dire, c'è un'agenzia apposita che esercita questo tipo di funzioni. E che questa agenzia, questa funzione abbia sempre utilizzato le informazioni per fare questa attività non è certo una novità degli ultimi giorni. Insomma, addirittura si dice che nel Novecento le forze di polizia si sono caratterizzate per essere come dire, un'agenzia che si dedica più analizzare informazioni che non a controllare il crimine, nel senso che l'attività principale è l'analisi delle informazioni,
funzionale a, alla prevenzione e al contrasto del crimine. Però effettivamente c'è qualcosa di nuovo nella misura in cui i dati disponibili per svolgere questa attività in termini di scala e poi anche con riferimento a quello che diceva stamattina alla fine del panel, si diceva stamattina alla fine del panel la distinzione tra dati strutturati e dati non strutturati. Fino all'avvento della, dell'analisi basata sui, sui big data, le fonti di informazioni erano fonti di informazioni strutturate, nel senso che la polizia si procurava le informazioni in maniera strutturata, cioè secondo una determinata logica organizzativa, avendo in mente la finalità d'uso di quelle informazioni nel momento in cui le raccoglieva. Ovviamente il cambio, e anche questo è un termine che è stato usato stamattina, il cambio di paradigma ha a che fare col fatto che si ha a disposizione basi di dati che non sono strutturate e che non sono state raccolte con questa finalità. Questo è un notevole cambio di prospettiva, e poi ovviamente la enorme capacità di analisi, questo lo diceva Rasetti, il problema non sono gli algoritmi, il problema è il digitale, no, il problema, la questione, cioè il fatto che si possa rapidamente sottoporre masse di dati consistenti ad analisi per ottenere informazioni. Informazioni non ovvie, ci torneremo spesso su questo punto. Quello che l'analisi consente di far emergere è il fatto che tra i dati, a partire dai dati, possono essere evidenziate delle correlazioni non immediatamente evidenti e che sulla base di queste correlazioni non immediatamente evidenti è possibile fare delle valutazioni sul presente, sul passato e sul futuro che prima non era possibile fare. Ecco, questo è quello che c'è essenzialmente di nuovo. Vi faccio un po' di esempi di come viene utilizzata questa tecnica analitica con riferimento alle fasi di indagine. Già da tempo la polizia in vari dipartimenti di vari stati negli Stati Uniti, ma in realtà questo in tutto il mondo, utilizza strumenti che rilevano automaticamente e continuamente le targhe delle automobili. Che cosa ci si fa con questi dati una volta che sono immagazzinati, eccetera? Ovviamente sono utili con riferimento a crimini che si sono già verificati, perché quelli sono elementi attraverso i quali ricostruire i movimenti in una determinata zona e individuare eventuali sospetti. Però queste informazioni sono anche utili per focalizzare l'attenzione su crimini potenziali, cioè per stabilire dove concentrare l'attenzione, non per scoprire il colpevole di un crimine che si sa già essersi verificato, ma per monitorare una situazione nella quale si ritiene verosimile che si verificherà o si stia per verificare un crimine. Ad esempio, il cosiddetto geofencing, cioè il fatto di isolare un determinato quartiere e verificare attraverso questi sensori quali sono i movimenti delle automobili, consente più facilmente di individuare i potenziali sospettati di un'attività illegale come può essere lo spaccio della droga, perché determinati percorsi sono più indicativi di quel tipo di attività rispetto ad altri. Questo è un esempio che concreto. La polizia della California si è trovata nel 2013 a dover gestire una massa di persone presenti su una spiaggia, 500.000 persone che assistevano al US Open Surfing del 2013. Ovviamente il problema lì, uno dei problemi qual è? Che tu hai a disposizione limitate forze di polizia. L'analisi del sentiment dei post su Facebook, dell'uso di Twitter e di altri social media, insieme all'analisi di parole chiave e al fatto che nel frattempo erano stati perfezionati una serie di strumenti analitici, ha consentito di individuare scambi di informazioni
tra determinati soggetti che avevano una più alta probabilità di essere sul punto o avere caratteristiche tali da suggerire che potevano commettere un crimine o mettere in pericolo l'ordine pubblico. E questo ha consentito alla polizia di concentrare le scarse risorse a disposizione in quei focolai rilevati attraverso questi strumenti. Un altro esempio di uso degli algoritmi per quanto riguarda le fasi di indagine è la valutazione del grado di rischio connesso a una chiamata di pronto intervento, cioè il famoso 911, che può essere utilizzato a vari fini negli Stati Uniti, ma anche per segnalare e richiedere un intervento per la sospetta commissione di un crimine o comunque attività pericolose che vengono ritenute pericolose da chi utilizza il numero, da chi chiede aiuto. Allora, a questo, una prima risposta prima dell'intervento sul luogo, ed è per questo che è così importante la rapidità con la quale queste informazioni vengono rese disponibili, un'analisi integrata di una serie di elementi diversificati, i rapporti di polizia relativi a quell'indirizzo o a quella zona, le informazioni catastali, le informazioni anagrafiche, di nuovo Twitter, di nuovo Facebook, informazioni commerciali e altro ancora, consentono di dare conto di qual è la probabilità di trovarsi di fronte all'arrivo della polizia a un crimine o a una reazione di carattere violento e quindi decidere chi far intervenire, quante risorse far intervenire, quanto rapidamente, quindi anche dare una priorità rispetto alle altre chiamate che stanno intervenendo o sono già intervenute. Non solo questo strumento, commercializzato da Intrado fin dal 2011 negli Stati Uniti, è poi possibile fare un approfondimento per verificare il grado di probabilità che in corrispondenza di quella chiamata ci sia la possibilità di riscontrare l'uso di armi o comunque di comportamenti violenti, sempre al fine di consentire alla polizia un intervento quanto più appropriato. Un altro esempio di uso degli algoritmi con riferimento alla fase di indagine è quello dell'analisi dei network sociali, cioè la possibilità, sempre attraverso l'analisi dei dati provenienti in particolare dai social network, ma non soltanto, l'incrocio tra quei dati e i dati già posseduti dalla polizia o magari raccolti ad hoc a questo scopo, servono a rendere evidenti le relazioni tra gruppi di persone, in maniera tale da evidenziare i gruppi di persone che hanno una maggiore attitudine a commettere crimini, a mettere in pericolo la sicurezza pubblica o al contrario a subire crimini e a essere messi in pericolo nella loro sicurezza. Di nuovo, questo consente di focalizzare risorse scarse dove ce n'è più bisogno. Un esempio concreto è quello della Gang Violence Reduction Strategy adottata dal Dipartimento della Polizia di Chicago a partire dal 2013, in cui la Polizia di Chicago ha mappato una sessantina di gang con più di 700 aderenti e avendo costruito questa mappa è stata poi in grado, ogni qualvolta si verificava un incidente relativo ai conflitti tra le bande, individuare immediatamente, a partire dal soggetto colpito, quali erano i soggetti che nell'immediato futuro avrebbero rischiato ritorsioni, i soggetti che avrebbero rischiato di partecipare a queste ritorsioni e quindi di poter intervenire con cognizione di causa per impedire il ripetersi di questo genere di violenze. Inoltre, sempre sulla base della stessa mappatura, la polizia di Chicago ha individuato, con un elenco di persone, sempre sulla base della network analysis, di persone che proprio, siamo di nuovo nel minority
Report Style, una serie di persone che con alta, altissima probabilità nell'immediato futuro avrebbero probabilmente commesso atti contrari alla legge. A cosa è servita questa lista? È servita a mandare a casa di queste persone pattuglie di polizia insieme a un assistente sociale, e queste persone sono state informate dei pericoli che correvano se avessero compiuto atti di violenza o atti criminali, ed è stato offerto loro invece la possibilità di partecipare a programmi di recupero, di fuoriuscita da ambienti malavitosi. Quindi questa serie di esempi mi serve per farvi capire per quale ragione sono così numerosi negli Stati Uniti i dipartimenti di polizia che nel corso degli ultimi 5-6 anni hanno adottato l'analisi basata sui big data e l'applicazione di questi algoritmi per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali di prevenzione e contrasto. Perché? Per ottenere un controllo più sistematico. Un altro elemento che viene utilizzato per giustificare questi interventi è che, muovendo dalle indicazioni degli algoritmi e quindi dall'applicazione di calcoli, questo avrebbe in qualche modo ridotto una serie di atteggiamenti diffusi o che si ritengono diffusi nella polizia di carattere razziale, cioè il fatto che la polizia, come dire, ha un approccio non del tutto imparziale, non neutro con riferimento alle diverse etnie, un problema molto, ovviamente, molto sentito in quegli ordinamenti. E poi il fatto che l'applicazione di queste metodologie consente una maggiore efficacia e una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse a disposizione, che sono scarse per definizione. Allora, prima di andare avanti, lasciatemi sottolineare questo punto. Nell'ordinamento statunitense si distinguono due requisiti, la cosiddetta probable cause e la reasonable suspicion, che consentono di giustificare due tipologie di interventi sulla libertà personale in fase di indagine, formulati a partire dal quarto emendamento, cioè da una serie di garanzie procedurali che assistono chi subisce l'esercizio della forza pubblica in sede di indagine. Per poter, avete visto tante volte, no? Nei telefilm o nei film americani, per poter entrare in casa di qualcuno e fare una perquisizione ci vuole un'autorizzazione del giudice. E l'autorizzazione del giudice viene data se le forze di polizia adducono delle ragioni che fanno ritenere probabile che in quell'appartamento saranno ritrovate prove necessarie al fine del perseguimento di un reato, oppure armi, oppure droga e così via. Cioè ci vuole una giustificazione. E così, anche per fermare qualcuno per strada e semplicemente perquisirlo dall'esterno, cosiddetta stop and frisk, occorre non la probable cause, ma quantomeno alcune ragioni che consentano alla polizia di sospettare ragionevolmente che quel soggetto possa portare delle armi addosso. Allora, la cosa interessante è che tutti questi strumenti di cui vi ho parlato fin qui operano prima di queste fasi, anzi spesso e volentieri operano in maniera tale da fornire elementi che poi consentano di giustificare o la probable cause, l'esistenza della probable cause, o quella della reasonable suspicion. Cioè operano in una zona non coperta dal quarto emendamento, in cui la discrezionalità di scelta in sede di indagine della polizia è al suo stadio più ampio. E quindi capite che l'applicazione degli algoritmi in questa fase potenzia questo margine di scelta, no? Perché se la polizia in questi,
in questi casi non deve giustificare la sua azione, se ha a disposizione strumenti analitici che le consentono di monitorare più soggetti, più rapidamente, con un grado di capacità di previsione sul futuro maggiore, la capacità di scelta, la capacità di decidere dove intervenire, quando intervenire, con quali strumenti intervenire, aumenta sensibilmente. Ed è per questo che l'applicazione degli algoritmi a questa fase è così, anche così delicata dal punto di vista giuridico. Ci tornerò alla fine. Arriviamo alla seconda fase, cioè l'altro settore nel quale vengono utilizzati gli algoritmi è quello della, sostanzialmente, della decisione sulla libertà personale. Nel momento in cui un soggetto viene portato a giudizio e poi successivamente, quando una volta in carcere perché condannato, si tratta di stabilire se può uscire prima, a quali condizioni e così via. Qui Claudia lo ha già detto, quindi lo ribadisco rapidamente: a decidere è sempre il giudice, queste decisioni non sono mai delegate integralmente agli algoritmi o all'applicazione di calcoli, però ovviamente il giudice, dove questi sistemi vengono applicati, ha a sua disposizione un altro elemento su cui decidere. Questo elemento è tendenzialmente un risk assessment, cioè una valutazione sul grado di rischio che quel soggetto, se rimesso in libertà o lasciato in libertà, tornerà a commettere un reato. Perché una delle elementi che occorre tenere in considerazione nello stabilire se un soggetto è meritevole o meno di tornare in libertà è fare in modo che questa libertà non sia un presupposto che consenta a questo soggetto di tornare a delinquere. Ovviamente, come capite, si tratta di una previsione circa il comportamento futuro di una persona. Perché perché si è ritenuto di dover applicare il risk assessment basato sugli algoritmi a una fase così delicata? Perché stiamo parlando della libertà delle persone. È perché, come diceva Claudia prima, negli Stati Uniti l'affollamento delle carceri è un problema. È un problema rilevantissimo. Quella che vedete qui è la curva che descrive come dall'inizio degli anni 80 a oggi si è evoluta la popolazione carceraria. Siamo passati da poco più di 300.000 soggetti incarcerati a più di 1.400.000. Allora si è ritenuto che l'applicazione dell'algoritmo consistisse di razionalizzare una serie di decisioni che evidentemente erano sfuggite di mano, quantomeno a un uso razionale, anche perché si osservava che all'aumento della popolazione carceraria non corrispondeva una diminuzione dei crimini, a un miglioramento delle condizioni di sicurezza, eccetera. Quindi evidentemente l'uso della carcerazione non era funzionale agli scopi per i quali viene autorizzata in quell'ordinamento, come in tutti gli ordinamenti, diciamo, liberal democratici. Quindi l'algoritmo come uno strumento attraverso il quale ottenere una gestione razionale della carcerazione. Ma poi anche l'utilizzo dell'algoritmo per ottenere decisioni scevre da pregiudizi, perché un'altra delle accuse che veniva rivolta al sistema carcerario, anzi al sistema di incarcerazione negli Stati Uniti, era il fatto di essere gravemente affetto da bias nei confronti, in particolare, delle minoranze, della minoranza nera tra tutte. Quindi questo come obiettivo, la riduzione della popolazione carceraria, e ciò nonostante, cioè insieme alla riduzione
della popolazione carceraria la riduzione del tasso di recidiva, cioè la riduzione del tasso di coloro i quali, una volta ottenuta la libertà o lasciati in libertà, ripetevano reati nell'immediato futuro. Questi che trovate in grigio più chiaro, in grigio più scuro, sono gli stati che al dicembre del 2016 negli Stati Uniti adottano algoritmi per assistere le decisioni relative all'incarcerazione preventiva o al rilascio sulla parola dei soggetti condannati. Sono utilizzati in questi sistemi, tranne nella Louisiana, che ha elaborato un algoritmo, se lo è elaborato, cioè ha commissionato e ha elaborato per sé un algoritmo, quindi quello è un algoritmo, diciamo, di carattere pubblico. In tutti gli altri sistemi il meccanismo utilizzato è estratto da uno di questi tre algoritmi, che sono algoritmi privati, sono elaborati e commercializzati da tre corporation. Molto rapidamente vi ho messo qui la risposta alla domanda cosa mangia, perché ci consente di vedere che questi tre prodotti sono alimentati attraverso serie di dati molto diverse tra loro. Il Compass, precedenti penali, relazioni personali e stili di vita, personalità, informazioni anagrafiche e familiari e indicatori di esclusione sociale, l'LSIR a quelle informazioni aggiunge queste, mentre invece il Public Safety Assessment è un algoritmo che viene esercitato su una serie di informazioni molto più ridotte, sostanzialmente l'età e i precedenti penali dell'interessato. Quindi, come dire, già questo ci dice che non c'è l'algoritmo giusto, già soltanto in sede di strutturazione di quali sono i dataset in entrata ci fa capire la variabilità. Rapidamente, problemi. Almeno vi dico quelli che sono i problemi che sono segnalati nella letteratura scientifica statunitense che si occupa in maniera intensa di questo problema. Come vi dicevo, per quanto riguarda i poteri di indagine, l'applicazione degli algoritmi comporta un accrescimento enorme del margine di discrezionalità disponibile alle forze di polizia. Perché se io ho più informazioni su più soggetti, su più elementi, nel momento in cui vado a decidere cosa andare a indagare concretamente, dove mandare la polizia, su cosa focalizzare l'attenzione, se ho più elementi ho più scelta, ho margine di scelta maggiore. Per quanto riguarda invece l'assistenza algoritmica alle decisioni sulla libertà personali, è evidente che l'applicazione di queste metodologie sottrae un pezzo della decisione sulla libertà delle persone allo stretto scrutinio cui è sottoposta ogni sentenza, in particolare le sentenze sulla libertà della persona per la delicatezza dell'oggetto. Ma innanzitutto perché, appunto, l'immagine dell'algoritmo che conosciamo bene è quella della black box, cioè da una parte entra qualcosa, dall'altra esce qualcos'altro, ma quali sono le ragioni che trasformano l'input nell'output non è dato sapere, se non ai pochi che sono in grado di capire come funziona l'algoritmo, certamente non il giudice, non è un pezzo di valutazione che ha fatto il giudice. Il che è aggravato, come vi ho detto, dal fatto che siccome questi algoritmi sono messi in commercio, sono commercializzati e resi disponibili da soggetti di mercato, da soggetti privati, gli algoritmi sono coperti da privativa industriale e quindi, volendo, non si riesce a leggerli perché a chi chiede questo viene opposto
il segreto industriale. Questo è attualmente uno degli elementi in discussione negli Stati Uniti. Alcune corti hanno già risposto che non è un problema perché l'esigenza della difesa di conoscere quali sono i meccanismi attraverso i quali, la logica attraverso i quali l'algoritmo sputa fuori la sua sentenza in termini di pericolosità, non sono conosciuti dalla difesa, non sono conosciuti neanche dall'accusa. Cioè, una corte d'appello statunitense alla contestazione da parte della difesa della possibilità di vedere qual era la logica ha risposto: ma non è un problema perché non la conosci tu, ma non la conosce neanche l'accusa e non la conosce neanche il giudice, quindi non, che problema c'è? È evidente che si tratta di una motivazione un po' debole, un'equità negativa nei rapporti tra accusa e difesa, e attualmente la Corte Suprema degli Stati Uniti deve decidere se decidere su questo caso. In questi mesi è all'attenzione della Corte Suprema stabilire se si dovrà occupare della conoscibilità dell'algoritmo come requisito indispensabile per garantire il diritto di difesa. Vi ho detto, l'abbiamo detto entrambi, una delle promesse degli algoritmi è il fatto che il meccanismo automatico serve a ridurre, a eliminare quel grado di valutazione soggettiva umana che può essere, e negli Stati Uniti certamente in una certa misura è, viziato da pregiudizi di carattere razziale. Allora, qui c'è il report di ProPublica dell'anno scorso, molto noto, di cui si è molto dibattuto, che è andata a guardare gli esiti dell'applicazione dell'algoritmo da parte della giurisdizione di una contea in California. Guardate per questa prima immagine. In questa prima immagine sono indicati come si distribuiscono sulla popolazione distinta per bianchi e neri i gradi di rischio a recidiva del reato nella popolazione, appunto, presa in considerazione. Loro hanno preso in considerazione un anno, quindi insomma parecchia gente, e la cosa che salta all'occhio è che i gradi di rischio, dal più basso al più alto, uno è un grado molto basso di rischio di recidiva, 10 è il grado più alto che assegna l'algoritmo quando ha masticato i dati che gli sono stati dati. In questa contea la California applica il COMPAS della North Point. Nella popolazione nera questo grado i diversi gradi di rischio sono distribuiti in modo equo. Invece nella popolazione bianca, la maggior parte della popolazione bianca è classificata in basso grado di rischio e poi a scendere. Ovviamente questa distribuzione non può che dare questo esito. Che cosa ha tirato fuori questo report di ProPublica? Che la popolazione bianca, che è, diciamo, flaggata come ad alto rischio e che però non ad alto rischio di recidiva, che però non recidiva nei due anni successivi, nella popolazione bianca è il 23,5%, nella popolazione nera è il doppio, cioè di soggetti che l'algoritmo stabilisce che probabilmente con un alto rischio commetterà di nuovo un crimine e che nei due anni successivi non lo commette. Esattamente il contrario avviene per quelli flaggati come a basso rischio di recidiva. Il 47% dei bianchi sono flaggati come a basso rischio di recidiva e commettono un altro reato, gli afroamericani solo il 28%. E ProPublica ha detto: questa è la dimostrazione del fatto che l'algoritmo soffre, anche l'algoritmo soffre di un bias di carattere razziale.
Questa è l'opinione di ProPublica, perché ovviamente questo report ha scatenato un dibattito. Sono intervenuti innanzitutto il produttore dell'algoritmo, che ha ribattuto dicendo, insomma, portando le sue ragioni sul fatto che quei risultati non fossero affidabili, ma questo lo ha fatto anche una terza parte. Qui trovate l'opinione di tre ricercatori che si occupano di politiche carcerarie, che contestano la validità dell'analisi compiuta da ProPublica. Chi ha ragione? Allora, qui è interessante notare che sul MIC Technology Review Mattia Spilkamp, che dà conto di una intervista fatta con Krishna Gummadi, che è una ricercatrice che si occupa da molto, cioè un'autorità nel settore, si occupa da molto tempo di algoritmi applicati a questo genere di decisioni. E Krishna Gummadi risponde che hanno ragione entrambi. Ha ragione ProPublica a ritenere che l'algoritmo abbia quelle caratteristiche, e hanno ragione i tre ricercatori che hanno contestato la bontà di questa di questi risultati. Come fanno ad avere ragione entrambi? La risposta è molto interessante ai nostri fini. Dipende, questa mattina è stato detto più volte, dipende dalla domanda. La risposta che fornisce l'algoritmo dipende dal tipo di domanda che gli viene somministrata, cioè da qual è la struttura attraverso la quale all'algoritmo è richiesto di analizzare i dati in funzione della risposta che si vuole ottenere. E cioè, se io costruisco quel tipo di algoritmo ottimizzandolo per identificare i recidivi, e cioè per fare in modo di avere indicazioni su il maggior numero di persone che abbiano la possibilità di recidivare, cioè con questo obiettivo, è chiaro che i falsi positivi saranno, come dire, questo meccanismo dà per scontato l'esistenza di falsi positivi. È chiaro che se io invece lo ottimizzassi per un altro obiettivo, cioè fare in modo che i falsi positivi siano il meno possibile, voglio un sistema equo, cioè che redistribuisca in modo equo il rischio di recidiva con le caratteristiche effettive, i falsi positivi saranno di meno, ma aumenterebbero in questo modo i falsi negativi, cioè avrei un tasso maggiore di soggetti che, rilasciati, sarebbero nella condizione di tornare a delinquere. Si tratta di capire che cosa vogliamo ottenere dall'applicazione dell'algoritmo. Cioè c'è una scelta da fare. Non c'è un'unica risposta esatta, no? È evidente. Qui la risposta dipende, la struttura della risposta dipende dal tipo di domanda che viene fatta e quindi da come viene costruito l'algoritmo per rispondere a questa domanda. Tra l'altro, se noi andiamo a guardare che cosa dicono i criminal justice standard negli Stati Uniti con riferimento, questi sono i criminal justice standard dell'American Bar Association, cioè diciamo un codice etico che si rivolge a tutti gli operatori del diritto e che indica, non un codice etico, un codice di condotta che indica come devono essere, sulla base di quali valori e di quali regole devono essere prese determinate decisioni. Quelle relative alla libertà condizionata, l'obiettivo che il giudice che applica la decisione sulla libertà condizionata, gli obiettivi da perseguire sono questi: assicurare il due process all'accusato, mantenere l'integrità del processo giudiziario, facendo in modo che il soggetto imputato ritorni in giudizio una volta che cominci il processo vero e proprio, assicurare la protezione delle vittime, dei testimoni e della comunità dal rischio di nuovi reati
da interferenze sul processo, sulla giuria e sui protagonisti del processo. Cioè, come dire, una serie numerosa e diversificata di obiettivi. È chiaro che se invece, come dire, se noi diamo all'algoritmo una sola di queste domande, l'algoritmo sarà ottimizzato per rispondere a quel valore e non agli altri. E ovviamente le risposte rispetto agli altri non saranno soddisfacenti. Un'altra considerazione. Nella risposta al report di ProPublica, i tre ricercatori che ne hanno contestato la validità dei risultati, e lo hanno fatto utilizzando gli stessi dati utilizzati da ProPublica, ma con una metodologia che loro ritengono dal punto di vista statistico più adeguata e che a loro parere quindi smentisce la tesi del pregiudizio insito nell'algoritmo. Infatti rispondono: le differenze razziali, la diversa percentuale che si osserva negli esiti relativamente alle frazioni di popolazione con caratteristiche razziali diverse, non dipende dall'algoritmo, dipende dalle caratteristiche effettive del comportamento dei soggetti che appartengono a quella frazione di popolazione. Cioè, non è un pregiudizio, è la realtà che è così. E l'algoritmo non fa altro che riprodurre fedelmente la realtà. Ecco, questo elemento è un pregiudizio? No, è la realtà. È molto interessante. Perché dà per scontato, evidentemente nella lettura di questi soggetti, che quella che si trae dai dati è la realtà. E quindi è inutile prendersela con l'algoritmo se i dati che vengono dati all'algoritmo da elaborare, che forniscono le risposte, sono una rappresentazione fedele della realtà. I dati sono una rappresentazione fedele della realtà? Allora, su questo c'è molto da dubitare. Per capirlo vi faccio due esempi rapidi se ci riesco. Vi ho detto, queste decisioni, gli algoritmi, queste indicazioni, gli algoritmi le elaborano a partire dai dati che sono già in possesso negli schedari, nei dataset della polizia. Ovviamente quelle informazioni sono state raccolte dalla polizia e sono state raccolte secondo quale criterio? Allora, uno dei criteri più in voga negli ultimi 20 anni nei dipartimenti di polizia è un criterio che ha a che fare con la teoria delle finestre rotte. Antesignano, il dipartimento di polizia di New York ai tempi delle elezioni di Rudy Giuliani, ma poi a cascata, visto il successo di quella politica, il presunto successo di quella politica in termini di sicurezza pubblica, molti altri dipartimenti di polizia, l'idea è che occorre concentrare le forze di polizia per evitare anche i piccoli, soprattutto i piccoli crimini, un sasso tirato contro una finestra che rompe un vetro, oppure il consumo di droghe, i piccoli furti. Perché? Perché un ambiente tenuto indenne dai piccoli crimini sarà anche più probabilmente tenuto indenne dai crimini più gravi. E questa è stata una politica che è stata perseguita per anni. Ora, se tu persegui questa politica, i dati che avrai raccolto e che hai conservato nei tuoi schedari sono la conseguenza dell'esercizio della police discretion in questo senso. Sei andato in determinati quartieri e non in altri. Hai perseguito determinati reati e non altri. Hai interessato in maniera proporzionalmente più ampia una frazione della popolazione piuttosto che un'altra. Ed è chiaro che questo, una volta che tu lo dai da mangiare a un algoritmo, incide. Quella è una rappresentazione della realtà? No, è una rappresentazione di, semmai, di un tipo di politica che è stata adottata e che quindi si ribalta
sull'algoritmo. Primo esempio. Secondo esempio. Andate a vedere come la polizia, di nuovo dello Stato di New York, questi sono dati del 2015, relativi al 2011-2012, come la polizia dello Stato di New York ha utilizzato lo stop and frisk, cioè quel meccanismo di indagine che vi ho descritto prima, per cui la polizia può, sulla base di un ragionevole sospetto, fermare una persona per strada e controllare dall'esterno dei vestiti, palpandola, se ci sono, se ha addosso delle armi. Quella in alto è la frazione dei giovani neri che è stata sottoposta a questo trattamento. Quella sotto è la percentuale corrispondente nella popolazione dei giovani nello stesso territorio. Allora, qui c'è evidentemente è evidente che questi dati non sono corrispondenti alla realtà. No? Hanno fatto bene, hanno fatto male, è la conseguenza del fatto che lo stop and frisk è stato adottato in linea con la teoria delle finestre rotte, quindi è stato fatto evidentemente in alcuni quartieri e non in altri, nei confronti di una frazione di popolazione o un'altra. Questo adesso non mi interessa. Black Lives Matter invece dice che la questione è proprio una questione di pregiudizio razziale. È un pregiudizio razziale? Non lo so. Sicuramente non è una rappresentazione della realtà, e quindi a chi dice non è un pregiudizio la realtà, una prima risposta è no, guarda, non è la realtà. Non è una rappresentazione fedele della realtà. Poi, è un pregiudizio, non è un pregiudizio? Sicuramente non puoi usare questo argomento a sostegno di un, come dire, del fatto che c'è un'unica risposta possibile. Dopodiché, vi dicevo, sulla base di questi elementi, il dibattito negli Stati Uniti ovviamente è molto forte. Sulla base di queste evidenze, di questo tipo di ragionamenti, la copertina gialla ve l'ha già fatta vedere Claudia. Insomma, c'è qualcuno che ritiene che gli algoritmi siano usati consapevolmente in un certo modo, no? Cioè, che non è un, come dire, un errore di calcolo, no? Un calcolo del tutto voluto. Ve li segnalo soltanto perché possono essere letture stimolanti. Concludo con queste due considerazioni. Per quanto riguarda quella che abbiamo chiamato la police discretion, la surveillance discretion, è evidente che l'applicazione degli algoritmi, più in generale la capacità di calcolo, la capacità di analisi che derivano da una parte dalla disponibilità dei dati e dall'altra l'applicazione di queste tecniche analitiche, abbiamo detto, aumenta il margine di scelta. La domanda che ci dobbiamo fare è: qual è il meccanismo di scrutinio pubblico sull'esercizio di questo maggiore margine di scelta che deve essere applicato? Quello tradizionale è sufficiente? Nel senso che, come dire, finché i limiti fisici rendevano in qualche modo inevitabile una delega di potere significativa alla polizia, perché non se ne poteva fare a meno, ma comunque la polizia non avrebbe potuto fare più di tante scelte, perché appunto i mezzi erano limitati, abbiamo strutturato un certo tipo di rapporto tra, diciamo, la rappresentanza pubblica degli interessi e la capacità di controllo su questo tipo di scelte. Ma adesso che la potenza di calcolo ha accresciuto il margine di scelta in capo alle forze di polizia, l'equilibrio che abbiamo raggiunto è sufficiente? È soddisfacente? O bisogna rimetterci le mani? Non ho risposte, questa è solo una domanda.
discorso che vale, mutatis mutandis, anche in relazione alle decisioni sulla libertà della persona. Qui in realtà non ci sarebbe un vero e proprio margine di scelta, cioè, qui stiamo parlando della decisione sulla libertà personale, che è una delle decisioni potenzialmente più vincolate che ci sono nell'ordinamento, perché ai giudici sono forniti chiare indicazioni che non gli lasciano margini di scelta tra interessi. No. Il giudice deve applicare una serie di criteri per verificare qual è la decisione ottimale in relazione a evitare che si ripeta un nuovo evento criminale, assicurare la sicurezza pubblica, fare in modo che l'imputato, se si tratta di un imputato, non se ne vada via, non scappi via, ma affronti il processo. Però abbiamo anche visto che se applichiamo gli algoritmi, a seconda, fermo restando i problemi che da ultimo vi ho illustrato sulla discrasia che c'è tra rappresentazione della realtà e realtà, al netto di questi problemi, in ogni caso, a seconda della domanda che facciamo, otterremo risposte diverse. E quindi occorre capire, visto che ci sono alternative, massimizziamo la sicurezza pubblica e quindi scontiamo falsi positivi, oppure assicuriamo la libertà personale e quindi massimizziamo i falsi negativi? Sono alternative? Beh, su queste alternative non può decidere la NorPoint. Non è una scelta che spetta a chi in sede privata elabora l'algoritmo. Questa è una scelta che deve fare la collettività, che deciderà se dare precedenza a questo interesse o a quello. Allora, qui è importante che ci rendiamo conto che queste decisioni vengono assunte quando viene elaborato l'algoritmo, non nel momento in cui viene sputata fuori il risultato, e che se a monte ci sono delle alternative, queste alternative devono essere oggetto di scrutinio pubblico. Vi ringrazio. E volevo innanzitutto ringraziarla per l'intervento, davvero molto interessante. Io sono una linguista, quindi come dire, faccio una domanda in questo senso. L'uso dell'inglese o dello spagnolo, ad esempio, sui social network può determinare, secondo lei, il giudizio che l'algoritmo appunto emette su una persona o su un gruppo di persone che possono come dire, agire anche tramite social network? Grazie. E anche in fase di giudizio, questa è una mia curiosità personale, volevo sapere se l'imputato in America ha diritto a un interprete, per esempio una persona che è di un'altra lingua o di una minoranza linguistica, se ha diritto appunto a un interprete durante il processo. Grazie. Io te la faccio subito. Allora, io invece ti chiedevo se secondo te cioè, in tutto questo ci sono una serie di paradossi, cioè vedo anche colleghi che se ne stanno occupando che avvertono e comunicano l'urgenza di ripensare conoscenze e competenze dei giuristi proprio in un momento in cui, no, devi anche rivedere quello che avviene poi in aula, no? Algoritmi, intelligenza artificiale, stiamo andando nella direzione opposta? Cioè l'idea invece è di ridurre sempre di più lo spazio che il giurista ha per rendere scientifica la decisione, che forse è tutto meno che scientifica. Cioè c'è anche un problema di conoscenze e competenze. Dunque, sì, hanno diritto alla traduzione. Io non sono linguista, per cui faccio, come dire, ragiono a voce alta. È una delle ragioni per le quali dovremmo vedere come funzionano gli algoritmi che elaborano, come dire, funzionano sulla base dell'analisi del sentiment, perché se interrogano i social, occorrerebbe capire quali parole chiave sono individuate per
portare a determinati risultati, e il fattore linguistico evidentemente incide, e però noi non lo sappiamo perché l'algoritmo è coperto da una garanzia della proprietà intellettuale, e quindi questa è una valutazione che non possiamo fare. Per cui, di nuovo, la domanda è molto giusta. Il problema è che non possiamo dare una risposta perché non siamo in grado di vedere cosa c'è dentro la black box. Direi quello che modestamente cerco di fare quando mi occupo di queste cose è evidenziare, da giurista, dov'è che ci sono dei margini di scelta o delle alternative, dove invece ci viene raccontato che non ci sono. Sì, sicuramente la promessa dell'algoritmo, o una delle promesse, è quello che si chiama soluzionismo, è appunto il fatto che l'algoritmo per sua caratteristica ha un unico risultato una volta che gli hai dato qualcosa da mangiare, è deterministico. Ecco, appunto, lo sforzo che dobbiamo fare, in particolare chi fa il mestiere mio, è quello di, come dire, cercare di evidenziare quali sono i casi e in quali condizioni in realtà questa è una mistificazione, e quindi andare a vedere dove le alternative vengono poste e segnalare che se ci sono delle alternative occorre capire chi è che deve prendere una decisione su quale alternativa scegliere. Io direi che la frase tagliata con l'accetta è questa: dove c'è più di un'alternativa o c'è spazio di scelta, lì dovrebbe esserci uno scrutinio pubblico, che sarebbe banalmente il principio democratico. Posso dire adesso, la comunità, in realtà le comunità dei giuristi mi sembra si stiano interrogando molto, ad esempio la questione delle competenze comunicative, no? Perché anche nella dialettica che si sviluppa in aula, sai benissimo quanto è importante la capacità di presentare, anche, no? Di argomentare, e quindi non è più un problema, appunto, di, ad esempio, di linguaggio giuridico. Prima si parlava del linguaggio. Allora, ripeto, questo sembra andare proprio in una direzione opposta, cercare invece di riportare il giurista, il giudice a fai il tuo compito, no? Torniamo un po' a una vecchia idea, anche che era, lo ricordavo anche oggi, no? Di Hannah Arendt, dell'isolare, il responsabilizzare gli individui nelle organizzazioni. Grazie. Allora, grazie a Piero, condivido, e se non ci sono altre domande interrompiamo e lasciamo spazio a chi ci segue. Grazie ancora per l'attenzione.